faccio questo lavoro. Adesso vi giro. Ok. E facciamo questa cucitura. Spero di non aver sbagliato niente, ma effettivamente l'altro bordo io l'ho sempre fatto un pezzo alla volta, quindi puntavo gli spilli un pezzo alla volta. Ok. Ok. Vado a sistemare anche questo. Diritto contro diritto. Vado, praticamente io vado a lavorare appena inizia questo tessuto che ho preso un po' più largo di quello che effettivamente serve. Allora si prende più largo perché poi questa striscia va rifinita, va tagliata, vanno tagliati gli spigoli, vanno tagliate le eccedenze e quindi naturalmente un po' di scarto ci sarà. Eccolo qui, questo è un primo pezzo. Prima di stirarlo facciamo in modo da... Allora, aspettate che io intanto chiacchiero, ma sto tagliando due pezzi di viola in modo che così voi possiate... non... in modo che io non sposto troppo tutta l'inquadratura, ma... E ci mettiamo qui così. Oggi ho proprio sbagliato a impostare questo porta tablet. Intanto vediamo e vai anche oggi ci vediamo. Sì, Paola, poi soprattutto tu devi avere pazienza e rimanere fino alla fine del video perché c'è una piccola sorpresa per voi. Allora, in questo modo vado a fare diritto contro diritto con questo, poi diritto contro diritto con questo, devo solo aggiustare bene in modo che... Ok, allora, diritto contro diritto. Andiamo a fare questo lavoro. Mi sto preoccupando di questa cucitura perché quando io lavoro deve essere per forza così. Se lo metto così, rischio di sbagliare, rischio di non avere più la linea obliqua dei quadratini e quindi di conseguenza dovrò poi disfare, quindi evitavo questa cosa qua. Facciamo così. Allora, diritto contro diritto e vado a fare questa cucitura. Ok. A questo punto pulisco bene dai fili. Vado a prendere gli altri pezzetti, sono stata bravissima questa mattina, me li sono già tagliati tutti, dovrei averne a sufficienza. Stavolta, per una volta, dovrei avere calcolato tutto giusto. Quindi vado a fare anche questa cucitura. Vado a fare la prossima. Se non mi incastro, ok. E vado a fare questa, diritto contro diritto, in questo modo. Adesso taglio i vari pezzi che ho cucito e me li sistemo per stirarli. Le cuciture le porto così. Quindi dal viola verso l'esterno. Non vi faccio vedere perché tanto avete già visto prima. Volevo riuscire a farne almeno tre di questi blocchi perché così vi faccio vedere anche il taglio di questo pezzetto. Allora, possiamo tranquillamente lavorare su questo pezzo che abbiamo già. Che abbiamo già usato, quindi anche qui vado diritto contro diritto.
Quando io allargo le cuciture partendo dalla parte colorata verso l'esterno, siccome poi questi blocchi da tre vengono sfalsati perché io lo faccio scivolare giù, succede che questa cucitura va verso sinistra e questa va verso destra, in modo che questo sia un punto dove io mi fisso lo spillo e comunque c'è un incrocio che sarà giusto, che sarà fermato. Quindi faccio così, mi sistemo sempre per fare la mia cucitura a distanza piedino, supero lo spillo, ok, vado a guardare. Questa è fatta, stacco tutto, al limite poi puliremo di tutti i fili. Adesso devo andare a fare questa cucitura qui. Vedete quello che vi dicevo? Se avessi sbagliato questo e avessi messo questo quadratino fatto così, niente, non andava bene perché non mi prosegue l'obliquo di tutti i quadrati, di tutto questo motivo. Diritto contro diritto, questo lato va su, quello sotto va giù, mi fisso bene lo spillo e vado a fare la mia cucitura. È successa una bella cosa perché io ho le clienti che fanno i loro progetti e poi quando vengono per la chiusura del progetto e tutto quanto, a me vengono in mente delle altre cose da aggiungere. Loro sono sempre tanto contente, però ogni tanto poi vanno un po' in crisi perché dicono: pensavo di aver finito il progetto, invece quella là mi ha aggiunto particolari, mi ha aggiunto un'idea, mi ha aggiunto. E invece oggi, questa mattina, mi è arrivata una telefonata dicendo: ah, con tutta sta storia dei tuoi video, di tutto quanto, di quanto pubblichi e di quanto fai, mi hai fatto venire voglia di riprendere i miei cuscini, che erano fermi da un mesetto forse, e quindi sono contenta. E un'altra signora in un video vecchissimo mi ha scritto: vabbè, con sta storia che sono chiusa in casa, io che sono proprio l'opposto del cucito, quasi quasi mi hai fatto venire voglia di provare. E quindi, secondo me, sto facendo un po' di cose giuste. In tutti gli errori che ho fatto, forse questa potrebbe essere un'idea carina per tenervi un po' di compagnia, per stare un po' con voi e anche voi mi tenete tanta tanta compagnia. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A questo punto io scappo ancora un attimo e vado a tagliare i due quadrati di arancione che sono qui in fondo. E a questo punto, per questa volta, stavo partendo sempre dal lato. Adesso vi faccio vedere. Questi sono, non so se ci siete. Questi sono, dove siete? Dove siete? Qui. Allora, sono quei tessuti che vi dicevo, vedete, dallo scuro che va verso il chiaro. Non ci siete più. Vedete? Questa praticamente è dall'inizio e la fine di un fat quarter. Ho sempre usato i chiari. Questa volta parto a tagliare dallo scuro, quindi facciamo il mio quadratino molto molto con questo colore arancio molto vivace. Allora, mi risistemo il tutto, quindi in questo modo mi prendo uno, due, tre blocchetti di tessuto che avevo già tagliato prima e vado a lavorare. Ho perso, no, non l'ho perso, l'ho ritrovato. Allora, praticamente succede così. Io ho diritto contro diritto questo, poi vado a fare questo, sempre diritto contro diritto, questi due lati che me li sistemo qui, e poi di nuovo il terzo diritto contro diritto che è andato a finire sull'asse da stiro. Sono scomodissima oggi, vedete? Ero stata molto più brava nella diretta del coniglietto a sistemarmi la telecamera, molto molto più brava. Allora, io ho fatto questo lavoro diritto contro diritto, vado a farmi l'altro diritto contro diritto. Questo mi è un po' scappato, ma non abbiamo tempo di rifarlo.
e questo diritto contro diritto. Stessa cosa, la facciamo nel terzo pezzo per appoggiare, cucire il terzo pezzo, quindi facciamo diritto contro diritto e mi faccio questa cucitura, vado ad aprire questo e anche qui faccio diritto contro diritto. Ok. Ci siete tutte ragazze? È bruttissimo non sapere se potete vedere, se vedete bene, se è tutto sfocato. Ok, qui siamo arrivati. Qui sto andando a memoria perché non vedo, c'è davanti la telecamera. Ok, e ok. A questo punto, senza spostarvi ulteriormente, ma io sto stirando come abbiamo fatto nel nostro primo pezzo, praticamente dal quadrato colorato, comunque dai quadratini piccoli, verso l'esterno le cuciture, ma io adesso ho finito e vi faccio vedere. Quindi in questo modo, dall'arancio verso l'esterno, e a questo punto con quest'altro pezzo vado diritto contro diritto e mi faccio il mio lato. E in fretta e furia, senza guardare fuori, senza rispondere ai messaggi, ho fatto un lato. Questa mattina questo lato ci ho messo tipo un'ora, perché intanto rispondevo anche alle telefonate. Io mi distraggo sempre. Ok. Quindi abbiamo fatto questo, vado a togliere lo spillo, andiamo a fare questo lavoro qui, quindi sarà un diritto contro diritto, vado a sistemare il mio spillo in questo modo. Ok, vado a fissare anche la fine. Quando fate questa cucitura, anche se è facile, controllate sempre che il tessuto sotto non scappi indietro, ma deve essere perfettamente combaciante quello sopra. Sono tutte delle piccole cose che le signore che cuciono da tanto sanno, e invece le signore che cuciono per le prime volte non sanno, perché si fanno mille errori all'inizio. Allora, arancio i due piccoli e poi di nuovo quello grande, diritto contro diritto, vado a puntare lo spillo, anche qui va benissimo la colla, anzi forse addirittura meglio la colla dello spillo, e andiamo a fare questa cucitura. Una volta che io ho superato lo spillo, vado a posizionarmi e faccio la mia cucitura dritta. Allora, in questo momento riesco a farvi vedere, vabbè, qui ricordatevi, tagliare tutti i fili, selezionare bene quello da tagliare, quello da lasciare lì. Io riesco a portarvi dove c'è il ferro da stiro, credo, non so, non so più dove siamo, ok? E andiamo a stirare. A questo punto facciamo tutte le stirature verso l'alto. Quando facciamo questo lavoro non è così indispensabile, perché tanto questo pezzo è un pezzo che verrà scartato, però comunque mi aiuta nella quando poi andrò a tagliare, mi aiuta perché mi fa appoggiare bene il mio lavoro al piano di taglio. Quindi anche qui fatela la stiratura, non ci interessa che sia proprio ad un quarto di pollice, vedete, però in ogni caso fatela così. Sono scomodissima anche per stirare, perché non voglio mettermi davanti a voi, però credo che questo video sarà da dimenticare.
Allora, vedete, mi sistemo questo, anche se vi va un po' in dentro, non ha importanza, perché tanto comunque verrà tolto questo pezzo, ma è solo perché non vi deve dare spessore mentre mettete la riga e mentre poi andate a tagliare. E noi siamo arrivati al giallo. Così e così. Sistemiamo bene anche questo. È bello perché vi dico le cose e poi non le faccio, no? Ok. E sistemiamo anche questo. Vedete, questo per esempio non l'ho fatto. Ci dà poi fastidio mentre cuciamo, soprattutto mentre tagliamo poi. Ok. A questo punto sono obbligata a spostarvi perché io ho bisogno di farvi vedere. Allora, vi giro e vi faccio vedere i conigli. Intanto leggo un po'. Peccato essere lontane, ma tanto con i video riusciamo. Tutte che stanno guardando in diretta, la Cinzia che mi dice bellissimo lavoro. Ho un po' paura a scorrere gli altri commenti perché ho paura di cancellare tutto. Già sono brava senza toccare troppo. Allora, noi siamo arrivati a questo punto. Io adesso ho bisogno di rendere questo pezzo tutto seghettato una linea continua, quindi devo riuscire ad utilizzare questa cosa qui come se fosse un blocco intero. Quindi vado, storto, non fatelo mai, ma vado a prendere, io per esempio sono arrivata alla conclusione che tagliando a mezzo pollice riesco ad allargare un po' questo pezzo e ad utilizzare tutto il tessuto. Quindi faccio in questo modo, cerco di andare su scomodissima, ragazzo. Vado a sistemare praticamente il mezzo pollice che deve combaciare con questo, deve combaciare con questo e così via. E quindi vado, probabilmente ho anche cucito male perché non è proprio così perfetto, però sì, adesso va bene. E vado a tagliare tutti questi triangolini. Vedete, io ho riportato questo blocco che era tutto a lisca di pesce, come se fosse un bordo qualunque. E infatti poi lo cuciremo come se fosse un bordo qualunque. Dovrei mettermi sul davanti per sistemarlo meglio, però vabbè, per adesso lo facciamo che va bene così. Allora, a questo punto io ci sono, posso tagliarli. Quest'altro lato da fare è un po' più bello, è un po' più facile. Io vi dico sempre, quando taglio sul mio piano di taglio, io mi metto a tagliare anche così, perché sono questa la griglia della mia squadra che mi serve, che prendo come riferimento. In certi casi, invece, per esempio, se io questa la metto così su questa linea degli 8 pollici, io riesco anche ad essere più precisa perché io so che essendo questa linea dritta avrò messo dritto. Vedete com'è più preciso questo, come verrà più preciso questo taglio. Spero di non muovere niente perché sono proprio stortissima. Sto facendo quello che dico alle mie clienti di non fare mai. Tagliare non perfettamente davanti al lavoro, ma tutta storta, però ce l'abbiamo fatta. Allora, in pratica questo sarà, adesso non lo possiamo fare perché la nostra coperta è a pezzi, ma sarà il pezzo che va sotto alla nostra coperta. Vado a mettere questo quadrato tagliato in due, lo vado a mettere diritto contro diritto in modo che faccio questa cucitura. Stessa cosa la farò qui sotto in questo modo e vado poi a rifilare tutto quello che c'è in eccedenza. Mi vado a riportare non ci siete? Dove siete? Così. Mi vado a tagliare tutta l'eccedenza, quindi qui ci sarà una linea retta, qui una linea retta e qui questo angolino da togliere e non ho calcolato niente, ma è tutta stata una fortuna. Guardate, io praticamente, e cade tutto, aspettate, ce la facciamo, ragazze, non ridete,
Allora, io praticamente da qui a qui ho questa larghezza che proprio non è stata studiata, ma è solo una gran fortuna perché non ho dovuto aggiungere niente di più. Invece, in questa parte laterale, il mio lavoro, adesso vi faccio vedere, il mio lavoro fatto in questo sistema finisce, non ci siete, non si vede, finisce qui e ho dovuto aggiungere questo piccolo rettangolino. Che fatica, ragazze, che fatica! È bella però, sono contenta perché è allegra e speriamo che qualcuna di voi che sta per diventare mamma, nonna, zia o che ha qualche bimbo in arrivo, la prenda come esempio, prenda come spunto o la coperta conigli o il bordo o tutte e due assieme. Quindi boh, io mi sono divertita, mi sono impegnata perché volevo finalmente non prendere un pezzo di bianco e metterlo qui e dirvi male che vada ci facciamo un'applicazione, perché secondo me non erano belle. Allora, mi è stato suggerito anche di fare con la stessa tecnica, quindi un patchwork proprio veloce e comodo, delle carote. Alla fine, mi sono intestardita su questo bordo e l'ho lasciato così. Magari anche fare delle carotine tutto intorno era anche carino. Il mio problema era che volevo usare tanto i colori e non farla poi, sull'arancio e verde. Che tra parentesi potrebbe anche essere carino per le persone, per le neomamme, per le neononne, neozie, si dice, che non sanno ancora se chi arriverà è maschio o femmina, quindi arancione e verde poteva essere un'idea. E basta, io ho finito. Io adesso devo fare mente locale, provare un po' a caricarmi in macchina. Mi siedo qui, reggerà. Devo cercare di caricarmi in macchina il più possibile. Vi faccio vedere ancora quello che abbiamo fatto oggi, così almeno si vede che abbiamo lavorato, che è questa. Mi metto in macchina il più possibile perché? Perché Paola, mi sembra nel video di ieri, mi aveva raccontato, mi aveva fatto una richiesta, no? Dicevo, voglio tenervi compagnia, questo secondo me in questo momento è il mio dovere. E cosa facciamo? Lei mi ha detto potresti fare un mystery. E potrei fare un mystery. Allora non ho ancora disegnato niente, ma ho qualche idea. Una cosa molto facile perché deve accontentare tutto, deve unirvi tutte quante nelle nostre dirette, che come vi dicevo nel post, saranno fatte a casa mia con i cani, i gatti e i figli che boh, gireranno per casa. I figli sono abbastanza educati, cani e gatti no, quindi mi salteranno sul tavolo. Vabbè, il cane no, ma i gatti salteranno sul tavolo, però a casa è così. Non ho ancora studiato la postazione, ma ce la possiamo fare. E quindi ci saranno delle mini dirette molto più corte di quella di adesso, per qualche piccolo blocco. Che sarà fatto con i tessuti che avete a casa, perché in questa condizione un po' difficile, io capisco che nessuna di voi esca di casa perché bisogna stare a casa per andare a comprare i tessuti, ma sono convinta che a parte le signore nuove che guarderanno i video e si accumulano tutto e si concentrano per fare poi, presto. Le altre signore andranno a prendere le loro scatole e parteciperanno, spero, partecipate a questo mystery. E quindi, boh, se tutto va bene, è già da domani, non lo so, devo ancora disegnare, però, come vi dicevo, ho già in mente qualcosa. È così, per il momento è così. Io mi sono intestardita a finire questa diretta, a fare questa diretta qui in negozio, però vedo che non è così corretto perché comunque come lo faccio il sabato e la domenica posso farlo anche in questi momenti, quindi mi chiudo in casa anch'io. L'unica cosa è che devo ricordarmi di portare tanto a casa, soprattutto tutta l'attrezzatura, insomma, qualche cosa farò. E basta, condividete questa diretta se vi è piaciuta, anche l'altra,
Condividete tutti, mettete mi piace, invitate le vostre amiche, anche se conoscete qualche vostra amica che nella situazione è un po' giù di morale, voi fategli conoscere questo mondo, che anche se una persona non ha mai cucito e non vorrà mai cucire, io credo che la compagnia nostra, di noi pazze che cuciamo a macchina, piuttosto che la compagnia delle pazze che fanno l'uncinetto o delle pazze che dipingono, se, non ho detto che cucinano, perché mi arrivano solo foto di torte, di dolci, di... Oh. E possa, insomma, la compagnia di noi possa fare solo del bene. E quindi basta. Cuore di stoffa, Viale Vittorio Veneto 36 a Borgo Sesia, che adesso si trasferisce a Corona per il momento. Mi chiamate, mi scrivete, mi fate delle domande e eventualmente se avete proprio voglia di avere questi tessuti come altri, voi me lo dite, io ve li tengo da parte perché comunque anche a casa ho il mio elenco delle cose che vi posso tenere da parte e vi posso spedire quando poi sarà. Io sul sito sto continuando a caricare un po' di tessuti, vi avevo detto quelli in svendita, quelli in offerta e quelli non in offerta, quindi gli ultimi arrivi. Gli ultimi arrivi, insomma, sono comunque stati tutti caricati. E insomma, voi cominciate a girare un po' sul sito, voi cominciate a farvi mente locale, a farvi un po' di quelle liste dei desideri che vorreste avere e poi ripartiremo più forti di prima, ripartiremo alla grande. E comunque pensate a questa cosa del mystery. Io vi romperò le scatole anche quando sono a casa. Le signore che stanno lavorando su kit che hanno comprato da me o comunque sui tessuti comprati da me o facendo delle cose viste nei video mi stanno mandando tante foto delle cose fatte. Grazie, così almeno io le pubblico. Condividete tanto anche sul nostro gruppo il negozio delle coperte perché, come dicevo prima, si vede che non voglio andare a casa. Come dicevo prima, bisogna far diventare Facebook un po' più pieno di cose belle e quindi, insomma, possiamo farcela tutte assieme. State a casa! Ciao!